Io penso che di Dio si ha sempre bisogno e che la nostra vita, comunque, la nostra scelta rimane sempre una scelta attuale. Perché l'uomo è creato da Dio e deve ritornare a Dio. È la vocazione ultima di ogni uomo. E in un certo senso la nostra vita è un anticipo di quello che ognuno di noi siamo chiamati a vivere per l'eternità. Quindi la nostra chiamata, la nostra scelta, penso che sia una vocazione che non passerà mai di moda. L'uomo è stato fatto per questa dimensione, è stato fatto per cose grandi, l'uomo. Appunto, soprattutto questo senso di questa dimensione di eternità che abbiamo dentro di noi, che non finirà mai. Ecco, la vita contemplativa in un certo senso è portare gli uomini a questa vocazione ultima. Il nostro futuro è Dio. Di tutti comunque, chi lo crede da un modo, chi lo crede da un altro, però il nostro futuro è Dio. L'oscura notte del mare.
Dio sia benedetto, buongiorno mia cara sorella. Dio sia benedetto, buongiorno mia cara sorella. Dio sia benedetto, buongiorno mia cara madre. San Francesco di Sales è un grande dottore della Chiesa e lui ha avuto l'ispirazione dal Signore e ha detto: qui un giorno ci saranno le mie figlie. Quindi ha sentito questo lume, ha avvertito questo lume del Signore che in questo posto ci sarebbe stato un monastero. In effetti, dopo alcuni anni, è stato fondato dalle prime sorelle di Annecy, è stato il primo monastero in Italia dell'Ordine della Visitazione. Il Santo Fondatore dice: la vostra vita deve essere nascosta con Cristo in Dio, perché quando Cristo apparirà, apparirete anche voi. Quindi la visitazione ha questo carattere di non mettersi in mostra, di non volere figurare, di non essere. La nostra spiritualità si fonda su questo: umiltà, nascondimento, carità, premura. Visitare le anime come la Madonna ha visitato la cugina, e la cugina è stata ricolma di Spirito Santo. Il Fondatore vuole che noi, con la nostra vita di preghiera, di virtù, ecco, di santità, diciamo, visitiamo misticamente le anime. Dobbiamo avere un amore molto zelante nel custodire il silenzio. Questa virtù è la madre dell'orazione e la custode del cuore. I suoi frutti sono così grandi che si tiene per certo che per riformare un monastero sregolato non occorre altro che introdurvi il silenzio. E per rovinarne uno ben riformato basterebbe togliere il silenzio. Certamente, nelle case in cui è praticato con esattezza, si avverte grandemente la santità. I miei genitori hanno accettato subito. Prima subito, poi un po' sì, un po' no, ma mi hanno portato in monastero tutte e due. Lì a Leon c'era questa sorella, con sorella noviziato. Ho visto la sua vestizione. Quando lei ha fatto vestizione, io sono rimasta molto colpita di questo fatto, no? Di lasciare tutto per il tutto. Lasciare le cose banali per il tutto. Io sono rimasta molto colpita di questa sorella, la sua serenità, la sua gioia, la sua pace dentro di sé. E allora io ho detto: ma vorrei anche io un giorno vestire l'abito della visitazione. No, non c'è stato un momento particolare per cui io possa dire: ecco, in questo momento ho capito tutto. È stato un qualcosa di molto lento e di graduale. Avevo fatto alcuni giorni in questo arco di tempo, di questi anni, durante i quali ho appunto conosciuto il monastero. Però poi ho fatto questo mese proprio all'interno per decidere ad un certo punto se e capire bene se veramente questa era la mia strada. In questo mese ho anche acquistato il coraggio, no, per fare questo passo, no, perché comunque, eccomi, ci voleva anche un coraggio che poi sicuramente mi è stato dato, perché poi l'ho avuto, ecco.
accompagnato anche ad un senso di serenità profonda che mi ha fatto capire che questa era la mia strada, insomma. Il Signore, in modo misterioso, inaspettato, ecco, mi ha fatto capire che era Lui l'unico tesoro della vita, il bene assoluto, l'amore eterno. E mentre, quando manifesta una chiamata, dà la grazia. In quel momento io ho cominciato a capire la vera vita. La vera vita è questo incontro con Dio, questo amore di Dio, questo darmi a Dio. E tutto il resto, ecco, è sparito, come dice San Paolo, tutto reputato spazzatura rispetto alla conoscenza di Cristo Gesù. In me c'è sempre stato questo desiderio di approfondire di più il problema di Dio. E c'è stato anche il periodo in cui appunto non mi sono chiesta se veramente Dio esisteva o non esisteva, no? E pur senza essere arrivata a posizioni, diciamo, estreme, no? di non credenza, di ateismo, ecco, no, questo no, però comunque dentro di me c'è sempre stato questa ricerca di questo Dio, intanto della sua esistenza e poi dell'importanza della vita nella vita dell'uomo. Per me il mio ideale era sposarmi, era proprio formare una famiglia e tutto. Poi ho visto queste persone che potevano essere felici vivendo insieme, vivendo la carità, il Vangelo. Poi a me sempre ha colpito moltissimo vedere le sorelle più anziane piene di gioia. Che ha detto, c'è qualcosa qui, si può lasciare la vita ordinaria di un matrimonio per una cosa diversa, perché c'è qualcuno più grande che riempie il loro cuore.
Noi siamo una comunità di 9 sorelle. È una comunità eterogenea, composta da 5 sorelle italiane e 3 sorelle messicane. E abbiamo fatto, diciamo, un bel impatto di culture, di accettazione reciproca, che è stato molto bello e molto arricchente, faticoso naturalmente, però diciamo possibile, è stata una cosa bella. Per esempio, noi cantiamo il Padre Nostro spagnolo proprio per essere attenti a loro, quindi c'è stata un'attenzione dei loro usi, dei loro costumi, piccole cose. E a me ha colpito molto questo, no? Cercare di fare una cosa sola, di non fare distinzione. Tu sei messicana, io sono italiana. Tutte e due culture cerchiamo di fare una cosa sola. La nostra giornata è fatta di preghiere innanzitutto. Siamo qui a pregare a nome della Chiesa. Per noi l'ufficio divino è un compito che la Chiesa ci affida. Dunque la preghiera è il primo posto e lo scopo, diciamo. Ma poi si vive una vita comune, perché si lavora, ci si ricrea, si va a tavola. Vita comune, ma vissuta in un modo non comune. Vissuta alla luce di Dio, sotto l'impulso della grazia di Dio, piena di carità tra noi, fare una vera famiglia, come cerchiamo di fare, aiutandoci l'una l'altra, edificandoci l'una l'altra. Carissime sorelle, figlie mie desideratissime, mia gioia e mia corona. Rimanete così in nostro Signore, mie dilettissime. O figlie di buon odore, figlie di celesti colloqui, vi prego, anzi vi scongiuro, di sentire tutte uno stesso amore e di vivere tutte concordemente in questa vocazione. In Gesù Cristo, nostro Signore, e nella Madre Sua, Signora Nostra. Sono convinta che si può pregare lavorando, si può pregare facendo qualunque cosa, andando per strada, ma quei momenti intimi di silenzio, di raccoglimento, sono essenziali.
Il contatto col Signore è l'essenziale nella vita religiosa. Qualunque cosa tu faccia, se non hai l'unione col Signore, non serve a nulla. Perché hai fatto proprio la scelta di vivere per Lui, con Lui. E se non lo vivi, mi sembra un po' vuota la vita. Quindi il silenzio è per stare in contatto con Dio, un contatto bellissimo, spirituale, ma Dio si fa sentire. Non si può spiegare, bisogna vivere, ecco. Dio è presente in noi. È una vita interiore, ma una vera vita, come la vita esteriore, si va in visita, si parla, ci si diverte, ci sono varie cose. E l'anima che ha una sola aspirazione vive la sua vita così, in contatto con Dio, crescendo, chiedendogli sempre che cresca questo amore, perché Dio vuole solo l'amore. La grata è semplicemente è un simbolo, cioè simboleggia semplicemente una separazione che è necessaria per il raccoglimento, per l'incontro, il dialogo con Dio. Noi non soffriamo questa separazione, anche perché non c'è separazione, cioè le grate non separano, e gradualmente le persone che si accostano a noi, la nostra famiglia e le altre, di questo si accorgono, perché le separazioni sono dentro il nostro cuore. Thank you.
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. In tutte le tue occupazioni appoggiati completamente alla provvidenza di Dio, che è la sola che possa dare compimento ai tuoi progetti. Tuttavia, da parte tua, lavora dolcemente per cooperare con essa. E sii certa che se confidi in Dio, il risultato che conseguirai sarà sempre il migliore per te. Il fatto di essere qui dice a me innanzitutto, perché questo lo dice innanzitutto a me, che Dio è l'essenziale e che vale la pena di poterlo tutti i giorni, alzarsi al mattino e poterlo lodare tutti i giorni. È lo scopo della mia vita, cioè è il tutto, è questa roccia che mi sostiene, mi accompagna. Lo sento... Ecco, questa signoria di Dio che mi affascina ogni giorno, per cui ne vale la pena, ecco, affrontare tutto, offrire tutto, e lo sento il Dio del mio cuore, della mia vita, della mia esistenza.
sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiuolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Se qualcuno vuol dire qualcosa. La parola che mi è risuonata è questa: rimanete. Rimanere uniti alla vera vita, attraverso la fede e l'amore, i frutti verranno sicuramente. Un'altra riflessione è prepararmi alla potatura, perché Gesù dice che il tralcio che porta frutto verrà potato perché porti più frutto. La potatura è sofferenza. La vite, quando è tagliata, piange. Ma ecco, accettare di buon cuore quest'opera misteriosa e benefica del Padre Celeste. Tutte le volte che io opero, che io faccio qualunque azione, devo ricordarmi precisamente di queste parole: senza di me, Sorreina, senza di me non potete fare quello che hai fatto. Sono io veramente chi opero in te per qualunque opera buona. Ecco, mi colpisce molto questa unità nella vita, questa essere unite, rimanere unite. E poi colpisce molto il fatto di essere potati. Io vedo la potatura come un tagliare i tuoi difetti per dare il posto alle virtù. Io vedo questo tradotto così, no? Tagliare i difetti, anche la famiglia è un taglio che ho fatto nella mia vita, perché ho tagliato con loro pur essendo più uniti, ma è un taglio fisico e devi tagliare per dare più frutto. A me piace molto questa immagine della vite, del tralcio. Thank you.
Come gli uccelli hanno i nidi sugli alberi per potercisi rifugiare quando ne sentono il bisogno, e i cervi hanno i loro cespugli e i loro rifugi, dove si raccolgono e si mettono al riparo, godendosi il fresco e l'ombra in estate, così il nostro cuore, ogni giorno, deve cercare e trovare un posto per potersi, all'occorrenza, raccogliere. Beata l'anima che in tutta sincerità potrà dire al Signore: Tu sei il mio rifugio. Non è facile vivere giorno e notte con le stesse sorelle, perché non siamo angeli, siamo umani come tutte, e non possiamo dire che non mi dà fastidio questo, non mi dà fastidio l'altro. Sì, ma è questa ricerca di vivere la carità, vivere il perdono, chiedere il perdono, che a me personalmente costa tantissimo quando succede qualcosa, andare a chiedere il perdono alla sorella. È proprio questo l'impegno che una madre penso debba avere, questo crescere insieme. Naturalmente, aiutando a crescere si coinvolge, cioè, la stessa persona, e questa è la cosa molto importante, perché non possiamo andare a Dio se prima non si crea un rapporto tra noi sincero, ecco, di sorelle vere, ecco, di creare davvero una famiglia. Ha detto Gesù che dove due o tre sono riunite nel mio nome, lì io sono in mezzo a loro. Con questo spirito di fede abbiamo pensato di celebrare oggi il capitolo delle colpe che le nostre Costituzioni propongono. Ecco, adesso spontaneamente ognuno, chi vuole, può iniziare. Mia madre, dico umilmente la mia colpa di stamattina averle mancato di rispetto parlando con impazienza per poco controllo su me stessa. Chiedo scusa che parecchie volte quando una sorella mi chiede qualcosa oppongo subito il mio pensiero senza ascoltare. Questo per poca padronanza di me stessa. Anch'io mi accuso che tante volte non ascolto con pazienza ognuna di voi, e appunto mi lascio prendere dalla fretta nel mio operare. Io mi sento felice. Felice non vuol dire non avere preoccupazione, non avere, però io non tornerei indietro, rifarei le stesse tappe che ho fatto, le stesse scelte che ho fatto durante la mia vita. E sì, tanto mi sento amata da Dio. E siamo circondate di amore. L'esistenza, la chiamata alla vita è amore, ogni vocazione è un dono di Dio, e soprattutto sento che il Signore veramente, ecco, ha portato a compimento le varie tappe, cioè ogni tappa della mia esistenza ho sentito questo accompagnamento da parte di Dio, quindi questo aiuto grande nei momenti difficili, tanto sostenuta dal Signore. E quindi veramente, sì, questo mi dà fiducia e mi rende serena anche per il mio futuro, perché il futuro mio e di ognuno di noi è Dio. E allora questo questa certezza accompagna e dà pace.
al termine del giorno, sommo Creatore, vedi e cina il riposo con amore di Padre, dona salute al corpo e fervore allo spirito. La tua luce rischiari le ombre della notte, nel sonno delle membra resti fedele il cuore, e al ritorno dell'alba intoni la tua lode. Sia onore al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, a Dio trino ed unico nei secoli sia gloria. Amen. Dio è per sempre e non vedrei qualcosa di diverso di questo per sempre. Cioè quando, ecco, noi facciamo la professione solenne, la facciamo per sempre. Questo forse già quando uno si dona al Signore che lo sceglie è già una scelta che non ha limiti. Nel suo cuore la fa per sempre. Nel momento in cui una dice di sì a Dio, che sente questa esigenza, la fai per sempre. E penso che amare veramente dovrebbe davvero essere per sempre, altrimenti non è amore, cioè è sentimento. Un amore vero dovrebbe essere per sempre. Una mamma ama per sempre. Scegliere una persona se la ami veramente, ecco, è una scintilla dell'amore di Dio, questo per sempre.